Piacere, Gina. Il mio sogno è di diventare attrice. Quindi che ci va a fare dall'onorevole? Ho cercato di capire, prima di tutto in quanto cittadina, poi in quanto madre e in terza posizione in quanto regista, perché una ragazza normalissima, che vive in una famiglia normale, che ha dei sogni tutto sommato banali, normali, possa essere arrivata a considerare normale dei compromessi molto pesanti. Era la segretaria, dice che purtroppo non la può incontrare adesso perché ha un impegno importante con la sua completa disposizione. Siamo noi, cioè almeno io mi rispecchio tantissimo in Gina. Sì. Francesca si è basata tanto anche su quello che pensavo o provavo io. Io ho tantissimi amici che o si accontentano di quello che trovano o hanno conoscenze, ecco, perché poi o vai da una parte o vai dall'altra. Io ho lavorato in un call center, per cui so che cosa vuol dire avere un lavoretto così, che guadagni poco, che sei sfruttato al massimo. Perché tanto oggigiorno il lavoro è questo, ti fanno lavorare tantissimo per pochi soldi. Mi piace. Ma che ve mette da pascolare pecore in mezzo alla strada? Ma non è niente, dai! Ma come non è niente? È il mio primo giorno di lavoro! È un film pieno di commedia, di ironia, di scanzonato. Sì, poveri ma belli, però poi si va a schiantare su quello che questo paese è diventato e che forse non era. E cioè su un paese che a questi ragazzi li usa e dà poco spazio e dà poco idea del loro valore. Vabbè, sia chiaro, non è che ho vinto all'Enalotto, non sto dicendo questo, però è un lavoro, guarda, dove puoi fare carriera. Se stai sveglio, ovviamente, perché, come le dicevo prima, la testa conta sempre. Invita i giovani a non abbassare mai la testa, a crederci sempre, a non scendere a compromessi, come fa Gina e anche Marco. Però è un film che invita in particolar modo le istituzioni a fare di più per loro. Non rispondere, non rispondere. Si è messo in testa. Secondo me contiene l'antidoto, perché l'antidoto è tutto quello che si vede prima, e cioè questa allegria, questa capacità di rimanere malgrado tutto ragazzini che hanno questi due, però apre una bella finestra comunque, perché questi due ragazzi sono malgrado tutto due ragazzi molto vivi, molto forti, molto divertenti e poveri ma belli.